differenza c'è tra il biscotto per bambini Plasmon e un frollino qualsiasi? Chiaro, no? Il frollino è più grasso. Contiene almeno il 15% di grassi. Il biscotto per bambini Plasmon, invece, ha meno dell'8% di grassi ed è ricco di calcio, vitamine e fibre. Una ricetta unica fatta apposta per la sua crescita, per dargli tutto ciò di cui ha bisogno, nulla di più. Plasmon, il meglio, senz'altro. Ah, sei arrivato, Sinbad. Sono lieto che tu mi abbia raggiunto così in fretta. Sono il tuo devoto servitore. Conosci già Ahmed, il mio gran visir. Ti ho mandato a chiamare perché ho dei seri problemi ed ho bisogno del tuo aiuto, Sinbad. Da parecchi mesi i miei mercantili in rotta per la Cina spariscono inspiegabilmente in mare. Per poter sciogliere questo mistero mi sono rivolto ai navigatori più esperti. Ma questi sono scomparsi a loro volta. Tu sei la mia ultima speranza. Non c'è nessuno che conosca quei mari quanto te. Dovrai recarti dal nostro amico, il Marajà di Serendib. Gli offrirai doni a prova della mia amicizia. Probabilmente avrà una spiegazione per questi strani eventi. Mi fa un grande piacere rivedere il Marajà. Giuro di impegnarmi al massimo per adempiere alla missione che mi hai assegnato. Va, e che i venti soffino in tuo favore, Sinbad. Quando il vento soffia forte, il mercante già alle porte. Acquistate i miei lamè, tazze in pura porcellana, provenienti dalla Cina, per bere un ottimo tè. Comperate! 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 Per i mari vereggiamo, anche in Cina attracchiamo. Noi compriamo, noi vendiamo, barattiamo. Quando il vento soffia forte, il mercante già alle porte. D'incenso sono pieno, o cannella e zafferano. Ogni spezia vendo a te, o persino il vetiver. Comperate! 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 Per i mari deleggiamo, anche in Cina attrattiamo. Noi compriamo, noi vendiamo, barattiamo. Quando il vento soffia forte, il mercante già le porte. Vuoi pagar come ti par, pure con ingotti d'or. Accettiamo anche i contanti, carte, credito e diamanti. Comperate! Comperate! Vi ordino di smetterla immediatamente, stupidi bambini! Dannatissime bestiacce! Se vi prendo vi faccio arrosto!
Non sapete chi sono io? Oh. Non sparate, sono addomesticato. Saranno dei bersagli perfetti. Questi pappagalli sono innocui. Non meritano un simile castigo, straniero. Buongiorno, capitano Sinbad. Per dimostrarti la mia cortesia non punirò questi pennuti. E tu dileguati con gli uccellacci. Beh, mi presento. Il mio nome è Vasco da Gama, gentiluomo della corte del re dell'Occidente, in missione diplomatica presso il vostro onorevole sultano. Scusami, straniero, ma ho fretta. Un giorno pagherai molto caro questo affronto, capitano Sinbad. Sinbad. Il mio nome è Lasmar. Da questo momento Lasmar andrà dove tu andrai e obbedirà i tuoi ordini. Grazie da parte dei miei pappagalli. Il sultano mi ha affidato una missione. Cerco uomini per formare un equipaggio, se può interessarti. Nel qual caso imbarcati all'alba sulla nave del Raisbusi. Ogni tuo desiderio è un ordine. Tu fai in modo che possa imbarcarmi su quel mercantile. Scoprirò il segreto della rotta per le spezie e la seta e farò la nostra fortuna. Issatele bene, corpo di mille balene! Issatele bene! Issatele bene! Timoniere, prendi il tuo posto per tutti i lupi di mare! Ammutolite di bestiacce! Non è il periodo migliore per navigare, ma dobbiamo chiarire questo mistero al più presto. Che rotta seguiremo, Raisbusid? Navigheremo per parecchie settimane in direzione est fino a toccare Calicut. Poi costeggeremo le rive di Kerala per raggiungere Serendip. Affronteremo delle tempeste terribili. Poi calma piatta. L'assenza dei venti ci inchioderà sotto un sole di piombo. Corpo di mille balene! Imperverseranno gli uragani, i mari ostili si infurieranno! Tirate di più, forza! Panico a bordo! Panico a bordo! Su, tirate! Ma come ho fatto a scegliere un equipaggio di rammolliti? Mettiamo al sicuro i doni per il Marajà! Sono preziosi per la nostra missione! Raisbusid, ti ordino di tenermi informato su quanto sta succedendo. Bene, vuoi sapere che cosa sta succedendo, damerino da strapazzo? Per tutti i tifoni dei mari cinesi, la corrente ci ha messo fuori rotta e ci ha spinto ai confini dell'universo. La nostra vita non vale un soldo bucato. Lo sai chi abita queste acque? Creature marine con fauci enormi che possono inghiottire in un sol boccone nave, merci, equipaggio e te. Capitano, guarda là, siamo spacciati. Lasmar! Lasmar! Guardate, i miei pappagalli! Aiuto! No, non so nuotare! Perdete occasione, pennuti della malora! Raisbusid, guarda là! Corpo di mille triglie! Quello è Sinbad! Sinbad! Sinbad, siamo qui! Terra!
Ferro! Ferro! Corpo di mille polpi lessi, Sinbad. Che farai ora che tutti i regali destinati al Marajà sono in fondo al mare? Beh, la cosa più importante è che siamo ancora vivi e sulla terraferma. E niente ci farà tornare indietro. Prima esploriamo e poi decideremo. Guarda, padrone! Che animale sarà mai quello? Una bestia selvaggia o una creatura marina? Chi sei? Da dove vieni e che ci fai qui? Il mio nome è Sinbad il marinaio. Mi chiamano così per i molti viaggi fatti per mare e per le avventure straordinarie che ho vissuto. I miei compagni e io navigavamo su un mercantile che è naufragato. Dovete seguirmi. Io ti ho narrato le nostre vicende e non ti ho nascosto nulla delle mie avventure. Ora tocca a te dirmi perché vivi qui, solo in una caverna, e perché hai legato quel meraviglioso animale sulla spiaggia. Noi siamo numerosi e siamo postati in diversi punti dell'isola. I cavalli appartengono al nostro re. E come mai tenete quegli animali sulla riva? Aspetta che calino le tenebre e lo capirai. Allora, cosa aspettiamo? Quando c'è la luna piena, lo stallone marino viene attirato dall'odore della giumenta. Esce dall'acqua e si unisce a lei, e nasce un puledro senza uguali. Bene, adesso dobbiamo evitare che la giumenta segua lo stallone marino. Se desiderate accompagnarci, posso presentarvi il mio sovrano. Chi è il tuo re? Il Marajà di Serendib. Per tutti i lupi di mare! Hai detto il Marajà di Serendib? Serendib! Serendib! È il destino che ci ha condotti qui. Noi eravamo proprio diretti a Serendib. Sinbad, Rais Buzed, sono lieto di rivedervi. I mercantili scomparsi hanno fatto scalo qui a Serendib. Ma non li abbiamo visti tornare. Alcuni pescatori hanno trovato in mare delle casse che portavano il nome dei mercantili di Mascate, il che fa supporre un naufragio. Vorrei interrogare questi pescatori. Posso parlare con loro? Il loro villaggio è al di là della foresta. Vi accompagneranno i miei cacciatori di elefanti. Partirete domani all'alba, ma ora divertitevi, la notte è lunga. Soffre di mal di mare. Richiama i tuoi pappagalli, Lasmar. Quel poveraccio ha una pessima cera. Ogni tuo desiderio è un ordine. In questo specchio d'acqua si abbeverano gli elefanti. Il villaggio dei pescatori è a 2000 passi da qui. Di un po', capitano Sinbad. Sai tirare con l'arco? Io non sono che un mercante e francamente non ci ho mai provato. So farlo io, corpo di un bue. Lo straniero invece è in possesso di un'arma diabolica. Diabolica! Diabolica! Salite sopra le palme e quando gli elefanti arrivano non devono sfuggirci. Tu vai a nascondere le nostre bestie. Noi altri daremo la caccia agli elefanti.
C'è un equivoco, non sono stato io! Padrone! Il mio padrone! Perdetelo di vista! Sì, padrone! Non è possibile, sto sognando. Mi trovo in un cimitero di elefanti. Padrone! Padrone! Da questa parte, sono qui! Sei vivo, grazie al cielo. Per tutte le balene, dove ci troviamo? Quello è avorio! L'elefante ha capito che li attaccavamo per prendere il loro avorio. E ci ha condotti al loro cimitero per evitare che li uccidessimo. Corpo di 3000 triglie! Dove sono finiti i cacciatori? Se la sono data a gambe quegli sbidollati! Dovremo trovare da soli la via per il villaggio dei pescatori. Ma non possiamo lasciare qui tutto questo avorio! Vale un'inestimabile fortuna! Se mi aiutate vi ricompenso. Sbrigatela da solo, mollusco d'acqua dolce! Raccogliamo qualche zanna, ci sarà utile per la missione. Sì, d'accordo. Guardate, amici, siamo arrivati. Andiamo subito al villaggio. Sono un suddito di Sua Maestà il Re dell'Occidente! Vista! Cristiani! Cristiani! Perché stanno scappando quei fifoni? Tornate indietro! Non avete nulla da temere! Non siamo creature malvagie, ma uomini come voi! Vogliamo solo parlarvi! I nostri pescatori non osano più andare per mare, né i mercantili fanno scalo al villaggio. Tutto è cominciato il giorno in cui Rul, che abita sull'isola, ha rubato a un saggio la cornamusa che riesce a irretire i venti. Ogni sera al tramonto del sole la strana creatura chiamata Rul si diverte a soffiare nella sua cornamusa dei motivi che fanno infuriare i venti e provocano terribili naufragi alle navi. È possibile raggiungere quell'isola? Nessun pescatore sarà tanto pazzo ad accompagnarvi. Vecchio, di ai tuoi pescatori che chi accetterà di mostrarci la via sarà riccamente ricompensato con tutto quell'avorio. Io vi porterò io sull'isola. Bene, come convenuto vi lascio qui. Non fate alcun rumore, che i venti vi siano propizi. Questo deve essere il suo rifugio. Corpo di un capitone, che luogo sinistro! Io ho visto la cornamusa per primo, mi appartiene di diritto. Per tutti i diavoli! Non muovetevi, amici! Agli ordini, padrone. Oh!
perché proprio io? Lasciami, bestione, ti ordino di mettermi giù. Tu non sai chi sono io, ti pentirai amaramente. Io sono Vasco de Gama, gentiluomo della corte del re dell'Occidente. Non possiamo fare niente per lui. Poveraccio, il Rulla è di certo un cannibale. Fuggiamo finché siamo in tempo. Si salvi chi può. Aiuto! Aspettate, amici. Prima dobbiamo rendere inoffensiva quella creatura. Distruggiamo la cornamusa. Presto, buttiamola in mare. Venite. Padrone, no. Guarda! Dopo una caduta così, quella creatura non farà più danni, ne sono sicuro. La nostra missione si è ben conclusa, Ace. È tempo di riprendere il commercio. Corpo di un merluzzo! La stiva del mercantile carica di zanne di avorio renderà felici sia noi che il nostro amato sultano. Quando il vento soffia forte, il mercante già le porte, la burrasca non ci arresta e la nave sbarca l'essa. Noi viaggiamo sulle stelle, ma salviamo sempre la pelle. Conosco questi tetti molto bene, seguimi. Invece di ridere, dovreste mettere il grano per il couscous a seccare. Scansa fatiche. Birbetta, mia bella amicina, hai litigato di nuovo? Quei cagnacci di periferia ti hanno fatto del male? Non mi sembri molto sofferente. Insomma, dove vai tutte le notti? È proprio una vergogna. Rientra solo perché è affamata. Ieri mi ha portato a casa una banda di randagi. Birbetta, se hai così tanta fame, vieni a mangiarti questa crema. È deliziosa. Non è certo per te che ho preparato questa crema. Non ti avvicinare neanche per scherzo. Buongiorno, Redigia. Tu già stai bene? Non ho chiuso occhio tutta la notte. I gatti del quartiere mi hanno fatto la serenata. Scommetto che sono innamorati di Birbetta. Vedrai che la mariterai molto prima di Numan. Hai proprio ragione. Non riesco a capire perché si ostini a voler rimanere scapolo. Non si può dire che manchino le belle ragazze nella nostra città. E allora, Numan, quando è che ti preparo il couscous per il banchetto di nozze con una delle mie figlie? Il tuo couscous è sempre il benvenuto, ma le nozze tutt'al più le organizziamo per Birbetta. Numan! Buongiorno, Fauzi! Ti aspetto alla taverna del porto, non tardare! D'accordo, ti raggiungo lì! Esmeralda, una spremuta d'arancia, per favore. Questa ragazza ha occhi solo per te, amico. Credi, ma dai, non dire sciocchezze. Grazie mille. Non è carino? Tutto bene, Numan? Hai un'aria sognante. Coraggio, avvicinati. Perché non ti fai leggere il futuro? D'accordo, ma dimmi la verità. Non mi interessano le linee della tua mano. Il mio pappagallo ed io ti diremo il futuro in modo speciale. No? Devi mischiare le carte. È una storia veramente strana. Ti consiglio di diffidare di una donna bionda. Mi dispiace tanto. Oh, figliolo, non posso dirti di più.
Mi devi 5 dinari. Cosa? 5 dinari? Ma non mi hai detto quasi nulla. T'ho detto quanto basta, fidati di me. È un concentrato e ti devi accontentare. Andiamo, non fare quella faccia, Numa. Ti insegnerò io a barare con me, imbroglione. Tenetemi! 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 Non agitatelo, fermo! Mi spacca il muro! Salve a tutti, amici miei. Slimane è tornato fra voi. Salve! È meglio perire in un naufragio che finire nelle grinfie di Slimane. Slimane, urla! Miei carissimi amici, non esiste alcun luogo al mondo che mi sia più caro di questa taverna. Dolce Smeralda, voglio che danzi per me. Riprenderò il mare domani. Come mai? Sei appena arrivato. Perché tanta fretta? Perché delle navi cariche di preziosi mi attendono al largo. Senti, Roman, prima di ripartire vorrei chiederti di farmi un favore. Seguimi a bordo e ti spiegherò. Non posso rifiutarti nulla. Bene, allora andiamo. Arrivederci, amici. Perché hai quel faccino triste, bellezza? Numan tornerà presto. Lo sai che non può andare molto lontano. Soffre terribilmente il mal di mare. Ti sono grato per il tuo aiuto, amico. Scusa, vecchio. Evidentemente ti abbiamo svegliato noi. Già. Il tuo serpente non è più così incantato dalle note ammaglianti del tuo flauto. Se vuoi che si alzi, piuttosto che suonare il flauto, dagli da mangiare un topolino cicciottello. Ah, quel povero cobra sta morendo di fame. Ma quella è Birbetta. Conosci Birbetta? Allora ti presento anche il resto della banda. Annibale, un duro che va pazzo per lei. Nerone, una canaglia della peggior specie. E quello è Cloroformio. Deve esserci caduto dentro da piccolo, perché non conosco un gatto più stordito di lui. Ecco Sprint, più veloce di un fulmine. E Ottone, la mascotte della banda. Bene, ora conosci tutti i miei compagni notturni. Li invito tutti a bordo per una grande festa. La deratizzazione totale della nave. Vedrai che sarai entusiasta del loro lavoro. Chi è? Ah, quello è un capo indiano e deve imbarcarsi per la Spagna. Dai, saliamo a bordo. Numan, ho raccolto a bordo questa ragazza del nord. È una naufraga. Guardala bene. I suoi occhi sono come due turchesi e ha i capelli come l'oro. Capitano, il capo indiano di seppellirà l'ascia di guerra se non lo portiamo subito al suo paese. Dice anche che se ne fa un baffo della regina di Spagna. Arrivo immediatamente, mozzo. Lei la affido a te. Può rendere la tua vita piacevole e diversa. Non capisce la nostra lingua, ma sono certo che tu saprai farti capire da lei. Sì. Mi chiamo Numan. Tu, ragazza del nord, tu seguire Numan. Non ha capito. Mi chiamo Numan, tu seguire Numan. Io sono Numan. Tu, ragazza del nord. Per te è normale che in questi tre giorni non abbia mangiato niente, a meno che le cose che le preparo non le piacciano. Abbi un po' di pazienza con lei, mia buona Redigia. Proviene da un paese molto lontano e non sarà abituata a mangiare il nostro cibo. Certo che ho pazienza, ma non l'hai vista quando mangia il riso? Sì, non continuare a ripetermi che infilza ogni granello con uno stuzzicadenti e lo porta lentamente alla bocca. Ora mi dirai che sarà un'usanza del suo paese. Comunque io so solo che questo non è un modo di comportarsi e che non è affatto normale. Guarda Birbetta, ogni volta che la vede le si rizza il pelo.
Quella ragazza nasconde qualcosa. Hai notato che non appena cala la notte le labbra cominciano a tremarle, gli occhi le si rabbuiano tutti? Ma insomma, la vuoi piantare, Redigia? Potevi raccontarmi le storie sulle streghe quando ero piccolino. Adesso mi prendi pure in giro? Sei una dannata testa dura. Perché hai portato a casa una straniera quando sai bene che Smeralda muore d'amore per te? Ed è proprio questo che ti infastidisce, vero, mia cara Redigia? Ma dimentichi una cosa essenziale. E cioè che io non sposerò quella ragazza del nord. Slimane me l'ha affidata e quindi ho il dovere di proteggerla. Uffa, birbetta, perché non mi lasci dormire? Si può sapere che cos'hai? Bene, ecco, sei contenta? Ora sono completamente sveglio. Cosa mi vuoi mostrare? È la ragazza. Dove pensi stia andando a quest'ora di notte? Ma... seguiamola, birbetta. Sta succedendo qualcosa di molto strano. Come direbbe Redigia, questi per una ragazza non sono né l'ora né luogo adatti per passeggiare. Mi chiedo dove può essere diretta. Lei non conosce nessuno in città. Oh. Accidenti. È come se ci avesse sentiti. Ma non è possibile. Ci sta portando al cimitero. Birbetta, l'ho persa di vista. Mi domando dove sia potuta andare a finire. Oh, eccola laggiù. Ma che diavolo starà facendo? Oh, oh. In mente. Se per caso ci hanno sentito, sono guai. No! No! In cane. Miau. Ma tu parli. È ovvio. Che cosa ci trovi di tanto strano, dimmi? Non fare quella faccia da cane bastonato, hai un bel aspetto. Non mi sembra tanto divertente, sai? Siamo in un guaio terribile. Devo tornare a casa a riflettere. Li senti abbaiare? Sono i cani di periferia. Hanno già fiutato il tuo odore. Se attraversiamo il loro territorio ti sbraneranno. Sì, ma se voglio tornare a casa mia, sarò costretto a farlo. Non esiste nessun'altra soluzione possibile. Aspetta, seguimi al quartier generale dei gatti e chiederemo la loro collaborazione. Avete un quartier generale? Sta zitto e seguimi. La vuoi piantare di sghignazzare? È una risata nervosa, Newman. Ti chiedo scusa. È qui dentro, passa da questo buco. Attenzione, c'è un cane in arrivo! Oh, scusami, Newman, ti avevo scambiato per un cane. Ehi, ma non ci posso credere! Si può sapere cos'è questa confusione? Tornatevene immediatamente ai vostri posti. Piccolo, raccontami tutto. Dai, Newman, vieni con noi. Cos'è successo? Benvenuto a Sidi, Newman, lo splendido regno dei gatti. Però
niente male come storia. Io ci vedo un'unica soluzione. Attraversare il quartiere dei cani a grande velocità. Non avranno tempo di capire cosa sta succedendo. E Numan sarà salvo. Annibale, io sapevo di poter contare su di te. Ma è più che ovvio, mia cara. Hai un vero gatto davanti. Quando vi darò l'ordine, sparerete. Ma hai visto quel povero cane? È solo contro una banda. Quei cagnacci mi rovesciano ogni notte i midurmi dell'immondizia. Certo che l'hai scappata proprio bella. Da dove arrivi? È molto strano, ho l'impressione di averti già visto da qualche parte. Ebbene, vecchio mio, hai trovato un vero amico. Più che altro credo che non abbia voglia di rivedere quei cagnacci. Buona giornata, macellaio. Su, coraggio, non restare là fuori, entra. Sembri un cagnolino educato. Hai anche un'aria molto sveglia, pare quasi ti manchi la parola. Dai, mettiti a cuccia lì. Fornaio, anziché parlare col tuo cane, servimi, ho fretta. Ecco a te, vecchina. Ehi, aspetta un momento, torna indietro. La moneta che mi hai dato è falsa. Non sono certo io che fabbrico il denaro. E poi non fare storie perché le mie monete sono buone quanto le tue. Guarda che ti sbagli, perfino un bambino vedrebbe che è falsa. Anche il mio cane, che è soltanto un animale, se ne accorgerebbe. Visto che sei così malizioso, mio caro, poni l'interrogativo al tuo cane. La proposta è insolita, ma accetto la scommessa. Vieni qui, bello. Mi dici se fra tutte queste monete che ho messo per terra ce n'è una falsa? Ti ho salvato la vita, questo me lo devi. Il tuo cane è sospettoso almeno quanto te. Che fenomeno, hai visto anche tu? È proprio la moneta falsa. Oh, macellaio! E cos'hai da sbraitare tanto? Vieni qui, amico. Presto, non crederai ai tuoi occhi, è sconvolgente. Hai per caso una moneta falsa in tasca? Oh sì, naturalmente, ma perché? Ehi, Redigia, ti devo parlare. Oh, ma sei tu, birbetta? Mi era sembrato di sentire una voce. Redigia, devi assolutamente ascoltarmi. Ma tu parli! O sono io che sto impazzendo? Devi ascoltarmi, te ne prego. Ma allora sono tutta matta. Dimmi che non lo sono. Ma no, oh, no, ti prego, non me lo dire. Ascoltami, Redigia, Numan è in pericolo. Per vedere il cane del fornaio dovete acquistare il suo pane. Quel cane è la fortuna del padrone. Ognuno entrerà quando è il suo turno, non fate confusione, tutti potrete vedere il cane. Dicono che sia molto intelligente e che gli manchi solo una parola. Se mi avessi ascoltato, questo non sarebbe accaduto. Ehi, mi scusi, signora. Aspetti il suo turno. Quel cane è davvero formidabile, non trovate anche voi? Fornaio, la tua fama è arrivata fino a Baghdad. No, non credo ai miei occhi. No. Finiamocela prima che il fornaio si accorga di tutto.
Non aver paura, Numan. I cani di periferia non ci attaccheranno se Redigia sta con noi. Sei proprio incosciente, Numan. Come hai fatto a diventare un cane? Ora andiamo alla taverna del porto. Forse le andaluse che praticano le scienze occulte potranno liberarci da quest'incubo. Esmeralda non può fare nulla. Dobbiamo rendere inoffensiva la ragazza del nord se vogliamo che Numan torni uomo. Ci serve l'acqua. E anche il fuoco. Con questi due elementi ci dobbiamo recare al cimitero al calare delle tenebre. Numan, tu dovrai attirare la ragazza del nord nella trappola che preparerò per lei. E anche tu, mia buona Redigia, devi darmi un aiuto prezioso. L'acqua e il fuoco. 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 Redigia, nasconditi dietro quel cespuglio e quando la strega si troverà al centro del cerchio, dà fuoco alla polvere. Se solo Numan mi avesse dato ascolto, non saremmo qui. Beh, quel che fatto è fatto. Devi essere molto rapida. Numan, ora che è scesa la notte, devi andare al cimitero e attirare la ragazza del nord nel cerchio che ho disegnato per te. E tu, Birbetta, verrai con me dietro il muretto. Speriamo che Numan riesca a portarla fin qui. Accanto a Numan. E tu prendi questo pezzo di stoffa, poi ti servirà. Se sei nato cane, allora resterai cane. Ma se sei nato umano, scrollati quest'acqua e riprendi le tue sembianze. Birbetta, che gioia sentirti miagolare di nuovo. Mi vuoi concedere la mano di Esmeralda? Ciò che è scritto nelle carte deve realizzarsi un giorno o l'altro. Certo, io sono d'accordo. Domandiamo però a Esmeralda che ne pensa. Aiuto! Fuori di qui! Sparisci, strimpellatore! Come puoi pensare che la tua musica possa piacere alla mia raffinata clientela? Oh, buonasera, signori. Tornate a trovarci. Guarda, il clarinettista! A quanto pare il suo jazz non piace, amico mio! Che tragedia! Siamo proprio messi male. Ho perso il lavoro e... è il mio ultimo vestito. Ritorna solo quando sarai in grado di deporre delle uova normali. Così impari a darti tutte quelle arie. Faceva le uova brillanti. Mia cara, le tue uova non si limitano ad essere immangiabili. Non danno neanche pulcini. Che invidiose. Voi finirete tutte in pentola. Thank you.
Ciao, gallinella. Allora, ti piaccio? Ma... Beh, sei proprio l'unica. Ehi, piccolo fiore, hai visto che bell'uovo? Salve a tutta la compagnia! Ma tu sei Sinan Peshet! Cos'è che brilla davanti ai fari? A quanto lo vendi? Che cosa ne pensi, piccolo fiore? Ho appena perso il lavoro, tu hai fame e la gallina è senza casa. Quanto mi offri? Potrei comprarlo per 10 dinari d'oro. Non vale un soldo di più. Ne approfitti perché ho bisogno. Ma lo sai bene che vale molto di più. Ti offro 15 dinari d'oro ed è il mio ultimo prezzo. Anzi, 20, prendere o lasciare. Bene, saluti alla compagnia! Hai altre uova a casa tua? Te ne porterò un altro domani. Lo farà la gallina. Chi fa la gallina? Non disturbarti, verrò io. Il diametro è anormale. E anche il suo peso. Una gallina nera che fa le uova d'oro. Mi sta venendo un'idea. Salve! Oh, Sinan! Sono per te, mamma. Tieni. Grazie. Il mio figliolo è tornato a casa ricco e famoso. Che succede, Sofia? Sei tu che canti come un usignolo? Sinan è tornato con un sacco di doni per me! Mamma, prenditi cura di questa gallinella nera, perché è tutta la nostra fortuna. Lei depone delle uova che valgono 20 dinari d'oro ciascuna. Quante ne depone al giorno? Ne fa soltanto uno, ma Brai me li compra al massimo prezzo. Passerà ogni mattina. È la famosa gallina nera. Questa rarissima specie di gallina può deporre fino a 10 uova d'oro e non una di più. Ma la cosa straordinaria è che possiede una coda che rende invincibile colui che la mangerà. Venite a misurarvi con Zubeida, la lottatrice invincibile, nessuno l'ha mai messa al tappeto! Avanti, signori, venite ad applaudire Zina, la lanciatrice di coltelli che prende a bersaglio il suo amato marito! Coraggio, gente, finora l'ha sempre mancato! Entrate, potrete ammirare Katia, la donna barbuta! Ha più peli sul mento che capelli sulla zucca! Di un po', amico, ti potrebbe servire un clarinettista? Devi parlarne con il padrone. Entra e domandaglielo. Voi siete il padrone? Sì, effettivamente, sono io, l'anima di questo teatro. Signore, non vi serve un clarinettista? Posso suonarvi qualcosa, se lo volete. Ehi, signore! Sina, l'hai mancato di nuovo. Mio marito è nato con la camicia. Amico, non so che farmene di un clarinettista. Però avrei un posto da lottatore, puoi interessarti? Ma io sono un clarinettista, non un lottatore. A me serve un avversario per Zubeida. Sta per entrare in scena adesso, accetti o no? Che donna meravigliosa! Ehi, Sofia, sei in casa? Non ti vendo più niente! Dicono sempre così. Io sono venuto a prendere l'uovo! Ah, già, entra, me ne ero dimenticata. Ma tu hai una gallina nera. Non lo sai che porta sfortuna? Dici davvero? Ne sei certo? Sicurissimo! È altamente sconsigliato, soprattutto nelle case in cui c'è un figlio ancora a scapolo, non lo sai? Infatti Sinan Peshet non si è ancora sposato. Se fossi in te, la sbatterei in pentola senza pensarci due volte. Ma non dovete assolutamente mangiarla. Se preferisci, me ne sbarazzerò io. Posso passare a prenderla questa sera.
Tu lo faresti per me? Ma certamente, Sofia. È un dovere dare una mano ai vecchi amici. Va bene, torna stasera. Sarà tutto pronto. A più tardi, carissima. Sei venuto per il tuo affitto? Già, sei in ritardo di 2 mesi. Beh, vedi, questo è un momento un po' difficile. Forse ho la soluzione. Zobeida, la lottatrice, non lavora per te? Ogni sera lei si esibisce nel tuo locale, ma hai un'idea di chi sia durante il giorno? La vita privata dei miei artisti non mi interessa. Male, perché Zobeida è la figlia del visir. Stai scherzando? Suo padre ignora completamente che si esibisce qui. Immagina che scandalo se si risapesse. Lui farebbe di tutto per insabbiare la cosa. E magari verserebbe dei bei quattrini per far tacere le chiacchiere. Ho recepito. Che cosa vuoi che faccia? Scrivendo una delucidante letterina al papà della tua invincibile lottatrice, risolverai tutti i nostri problemucci. C'è nessuno? Che buon profumino. Sembri delizioso, mio bel polletto. C'hai una gallina. Gallina allo spiedo. Dov'è finita la mia gallina? Gallinella! Hai mangiato un pezzo di gallina nera? Oh no! Ti porterà sfortuna! Che cosa? Hai cucinato la mia gallinella nera? È stato Bray a consigliarmi di farlo al più presto. Dice che quel tipo di gallina porta sfortuna. Oh no! Che sta succedendo? Non sarà stata la coda che ho mangiato. Attenzione alla macchina! No, no, attento ragazzo! È davvero incredibile! Ehi ragazzo, hai visto Bray per caso? Al caffè Chantin, Sinan. Grazie, piccolo. Mettiti in coda come tutti quanti. Sei grande! Brava! Allora il visir ha abboccato. Altro che, quando ha saputo che sua figlia Zobeida si esibisce nel mio locale, per poco non si è mangiato le medaglie. Li hai sentiti, piccolo fiore? Zobeida è la figlia del visir. Devo assolutamente avvertirla del ricatto. C'è qualche altro volontario che desidera misurarsi con l'invincibile Zobeida? Ehi, ehi, Zobeida! Ecco un volontario! Coraggio, coraggio, si avvicini pure! Dovrei dirti, io... Dovrei dirti... Oh!
forza! E chi è quello? Interrompi il match prima che rischi di degenerare. Il match è dichiarato nullo. Riprenderà domani alla stessa ora. Ma le scommesse rimangono aperte. Avete capito bene? Dovete fargli risputare la coda. Oh, povero me, ho perso la mia forza. Dipende tutto da quella coda. Ora non potrò più misurarmi con Zobeida e dirle che l'amo. Oh, un'altra lettera anonima. Paghi 1000 dinari d'oro. Questo è un ignobile ricatto, Zobeida! Mi hai mandato a chiamare, padre? Sono la vittima di un immondo ricatto. Non voglio più pagare per le tue follie. Non ti permetto più di minacciare la mia posizione. Oh, padre, ma io non faccio niente di male. Voglio solo diventare un artista. Stai zitta. Ti proibisco di uscire di casa fino a nuovo ordine. Le porte dei tuoi appartamenti saranno sorvegliate giorno e notte. Lasciala in me! Alla sua morte papà aveva promesso a me il tappeto! Questo tappeto fa parte della mia eredità! Il tappeto spetta a me perché sono il maggiore! Perché fate tante storie per un tappeto? Ecco, vedi, non si tratta di un tappeto normale. È un tappeto volante! Ti siedi su, ti dici dove vuoi andare e questo tappeto ti porta sul posto in men che non si dica. Vuole tenerlo tutto per sé. Posso aiutarvi a risolvere la faccenda? D'accordo, sarà il nostro arbitro. Mettete il tappeto per terra. Ora lancerò questa pietra con tutte le mie forze e colui che la riporterà per primo avrà il tappeto. D'accordo. In posizione? Partite! Torna qui, piccolo fiore! Tappeto, portaci il più lontano possibile! L'ho preso prima! Io sono la raccolta io per prima! L'ho raccolta io! Ho detto, io non si fa così! Ci ha buggerati! Ho una sete pazzesca. A chi lo dice? Hai caldo anche tu con lo scirocco? Figurati, con quest'afa insopportabile mi si seccano tutte le foglie. Guarda, io ieri ho avuto uno di quei giramenti di linfa che... Oh, quel dannato sciroccaccio, raccontami tutto. Cosa vuoi che ti dica? Quando è venuto a potarmi le palme mi ha fatto un taglio da punk. Scusa, ma per chi mi ha preso? Solo perché siamo lontani dall'oasi, non è giusto che ci tratti così. Mia cugina ha una fortuna vergognosa. È stata piantata nel giardino del visir. Acqua volontà, acconciatura perfetta, manicure. Ti credo che produce datteri squisiti. Ma senti questa, perché vorresti dire che i nostri non sono buoni? Permalose, i nostri sono un po' speciali. Credo che arrivi qualcuno. Oh, che uccello strano, gli giochiamo il tiro dei datteri. Sì, che idea geniale. Ma quei datteri sono magnifici. No, sì. Ehi, lasciatemi! Per favore, mettetemi giù! Che cosa facciamo? Lo tiriamo o lo molliamo? E lasciamo che mangi la treva, sì? Che situazione folle! A questo punto tanto vale assaggiare quelli rossi. Vediamo che cosa succede. Non posso crederci! Dei datteri magici! Voglio coglierne qualcuno per Zobeida! È un ottimo mezzo per tenerla buona un momento. Il tempo necessario per dirle che l'amo prima che mi stenda con una presa di catch. Ma il suo numero è stato annullato. Esatto.
Ed si dice che Zobeida l'invincibile sia in realtà la figlia del Gran Visir. Lui le ha proibito di andare in scena e la tiene prigioniera a palazzo. Coraggio. Andiamo a far visita al Visir, piccolo fiore. Sono rose per la tua padrona, la bella Zobeida. E infatti, spero che la distraggano. Vedi, è molto triste perché non può più esibirsi. Le porteresti questo cesto di datteri gialli da parte di un suo ammiratore? Li ho colti personalmente. Come posso ritrovarlo? Purtroppo sono rinchiusa qui in clausura. Non ho la più pallida idea di come si chiami. Sembrava che avesse tante di quelle cose da dirmi. Signorina, uno sconosciuto mi ha pregata di darle questo cestino. Un ammiratore che mi manda dei datteri. Oh, com'è gentile. Ma che mi succede? Aiuto, aiuto! Tiratemi giù! Non è possibile! Non credetemi, aiuto! Fate qualcosa! Perfetto! In vettura! Dramma a palazzo del Gran Visir! Sua figlia Zobeida è vittima di uno strano sortileggio! Grazie. Edizione speciale! Si ricerca ovunque l'ammiratore anonimo che ha stregato Zobeida! Acquistate Tunisoar, signori! Zobeida ha promesso di sposare colui che la libererà dalle corna! Ci siamo! In marcia, piccolo fiore! Andiamo a proporre il nostro antidoto e il nostro amore alla bella Zobeida! Povera ragazza, non direi, è finita su tutte le prime pagine. Da quel punto mi ha detto che i datteri erano per Zobeida da parte di un suo fedele ammiratore. Potete descriverlo? Era molto alto, non ricordo niente di più. Vi ringrazio tanto. Gran Visir, Sinan Peshet dichiara di essere in grado di liberare vostra figlia Zobeida. Figliolo, se ci riuscirai avrai la sua mano. Sei tu? Come mai sei dimagrito in questo modo? Se mi avessi ascoltato anziché mettermi a tappeto, tutto ciò non sarebbe accaduto. Allora, sei pronta? Hai fiducia in me? Sì. Ora mangia quest'altro dattero. Ti assicuro che ti farà bene. State attenta! Signore e signori, vi ringrazio di tutto cuore. Grazie, grazie a tutti voi per il vostro grande entusiasmo. Questa sera abbiamo l'onore di accogliere uno spettatore d'eccezione, il nostro Gran Visir. Vedrete qualcosa di straordinario, un numero davvero unico al mondo. L'invincibile Zobeida in combattimento contro il disgustoso Isuzu, il più terribile campione del Sol Levante. Il secondo numero è del celebre clarinettista volante, Sinan Peshet. Per ridere con noi, la gallina nera e il cane dotto. Che carini bravi! Chiuderà lo show un numero straordinario, i mostri cornuti in un combattimento senza precedenti. Ha ha ha.